Il mondo dei videogiochi era sempre caratterizzato dalla presenza di titoli ispirati alle più famose serie di cartoni animati, e sembrava davvero strano che nessuno avesse ancora pensato di tirare fuori un tie-in da una delle saghe più amate e conosciute al mondo, quella dei Cavalieri dello Zodiaco. A riempire il vuoto ci ha pensato Namco Bandai con la Battaglia del Santuario, un'esclusiva per il monolito nero di Sony. Senza perdere tempo andiamo dunque ad analizzare cosa ci attende una volta inserito il Blu-ray del gioco nella nostra PlayStation 3. Più di una generazione di ragazzi è cresciuta seguendo le gesta di Seiya e le mille fatiche che l'eroe ha dovuto affrontare per la salvezza di Atena, dotata della divina abilità di ficcarsi sempre in guai enormi all'inizio di ogni arco del manga. I programmatori di Namco Bandai hanno voluto concentrarsi esclusivamente sulla fase più nota, quella delle 12 case. Una breve sequenza di immagini ci rivelerà la storia di Aiolos, del tradimento di Ares e di come il Cavaliere d'Oro perse la vita tentando di proteggere la piccola Lady Isabel, reincarnazione della dea Atena. Un racconto davvero breve e poco dettagliato, che non fa comprendere bene la trama del gioco, anche perché la narrazione salta un abbondante pezzo dell'opera originale, portandoci direttamente alla presenza di Mur, cavaliere dell'Ariete, che ci farà da maestro nel tutorial del gioco. Ciò che caratterizza il titolo è la classica impostazione in puro stile Musou, dove centinaia di nemici si scaglieranno contro il nostro personaggio. L'avventura ci vedrà impersonare i Cavalieri di Bronzo seguendo a grandi linee gli avvenimenti dell'anime, passando da un protagonista all'altro a seconda del capitolo e riproponendo così gli scontri storici che tanto ci hanno entusiasmato da piccoli. I programmatori della società giapponese hanno ideato un sistema di gioco abbastanza semplice e intuitivo, con uno schema predefinito per ogni capitolo. All'inizio dovremo muoverci all'esterno in una sequenza che vede il nostro eroe impegnato nella scalata verso la prossima casa da affrontare, con centinaia di nemici che cercheranno di bloccarci il passaggio e con alla fine un sottoboss preso di forza dalla serie. Dopo la salita ci sarà il tanto atteso scontro con il Cavaliere d'Oro che presiede la casa, sostanzialmente il boss finale. Come in ogni titolo del genere Musou, dovrete prepararvi a distruggere i tasti quadrato e triangolo del vostro pad, poiché anche qui l'attacco veloce e quello potente corrispondono ad essi e per tutta la durata del gioco dovremo semplicemente premerli furiosamente senza preoccuparci delle combo ideate dagli sviluppatori. In casa Namco Bandai si sono dati da fare per cercare di ricreare un gameplay profondo che potesse in qualche modo distinguere il gioco dalla massa di cloni della serie Dynasty Warriors. Per raggiungere l'obiettivo, la casa nipponica ha introdotto due speciali barre energetiche accanto a quella della vita del nostro eroe. La prima rappresenta l'energia del cosmo del cavaliere e si consuma utilizzando due attacchi speciali che possiede o il settimo senso, mentre la seconda è costituita dal bastone di Atena, che andrà a riempirsi colpendo ripetutamente il boss di fine livello, dandoci la possibilità di sferrare un attacco particolarmente devastante accompagnato da una cutscene molto coreografica. Sebbene nelle sequenze da puro picchiaduro a scorrimento ci ritroveremo a combattere contro orde di nemici, ben presto noteremo come sia davvero semplice sbarazzarsi di essi, con delle combo quasi infinite o con colpi particolarmente potenti attivabili grazie all'uso del nostro cosmo. La varietà degli avversari inoltre è davvero scarsa, e ci troveremo di fronte a improbabili difensori del grande sacerdote che si differenziano solo per le armi utilizzate e risultano quasi del tutto privi di intelligenza artificiale. Considerando poi che, in caso di difficoltà, potremo sbarazzarci di tutti attivando la difesa potenziata, diventa facile capire che gli ostacoli durante l'avventura sono ben altri. Per semplificare ulteriormente le cose ai giocatori, i programmatori hanno deciso di inserire addirittura un'autorigenerazione sia della vita che della barra del cosmo. In questo modo basterà vagare per un po' evitando gli attacchi per non morire praticamente mai. Il sistema di combattimento cambia relativamente focus invece quando si affronta uno degli imponenti Cavalieri d'Oro, ponendo l'attenzione del giocatore su due fattori importanti, la propria barra del cosmo e la sequenza di attacco del cavaliere. Gli scontri si svolgono sempre allo stesso modo, con piccole varianti costituite dal settimo senso attivato dai nemici. Tutto ciò che dovremo fare sarà girare per lo schermo attendendo che il cavaliere lanci il proprio attacco, attivare il settimo senso e colpirlo con le mosse e le combo più potenti a nostra disposizione. Considerando infine che attiveremo abbastanza in fretta il bastone di Atena e che potremo contare su 3 resurrezioni, finire il titolo non sarà certo difficile. L'unico inconveniente derivante dall'uso dei continua è l'abbassamento del punteggio finale. Per cercare di aggiungere un po' di varietà, i programmatori hanno deciso di inserire un accumulatore di punti da utilizzare per migliorare il nostro personaggio in varie caratteristiche o per apprendere nuove tecniche di combattimento.
In realtà, cercare di alzare il livello risulterà del tutto superficiale. Sarà quasi inutile sprecare punti in tutte le tecniche acquistabili. Conviene infatti usarli solo per far salire la potenza dei colpi e infliggere maggiori danni. La trama principale non vi impegnerà che per 6-7 ore di gioco, e proprio per questo motivo Namco Bandai ha pensato di inserire un mission mode che permetterà al giocatore di impersonare una ventina di altri cavalieri, tra cui anche quelli d'oro. Oltre a poter ripercorrere alcune delle case del Grande Tempio, sono affrontabili anche delle sfide a tempo in cooperativa. Una speciale classifica infatti ci metterà in competizione con il resto del mondo, anche se alcuni personaggi sono talmente potenti che la stessa risulterà un po' troppo facile in questi casi. Per i più impavidi ci sarà anche una sorta di survival classico, dove l'unico obiettivo è restare in vita il più a lungo possibile. Per tutti i fan dei cavalieri, probabilmente l'aggiunta più interessante sarà la possibilità di vedere le maggiori action figure prodotte per la serie grazie alla gallery del gioco. Una volta avviato il titolo e assistito alla sequenza introduttiva, verremo catapultati in quello che a prima vista sembra proprio un gioco per PlayStation 2 in alta definizione, di quelli tipici delle collection che tanto vanno di moda in questo periodo. Sebbene la modellazione poligonale dei personaggi principali e dei boss sia fatta con una certa cura, è la generale sensazione di approssimazione e mancanza di dettagli a dominare. Il titolo sfrutta un cel shading mediocre, che trasmette poco o nulla dell'atmosfera vista nella serie da cui prende ispirazione. I veri problemi tecnici del titolo sono però altri, in primis una pessima telecamera e un IA che rasenta davvero le basi del ridicolo. La pessima intelligenza artificiale affligge anche i boss, dando vita a scontri noiosi e ripetitivi che in alcuni casi culminano in scene ridicole. Il sonoro è composto dall'audio in giapponese, che sebbene non sia un difetto, perché cresciuto con lo spettacolare doppiaggio in italiano non sarà il massimo. Nulla da dire invece sulle sempre splendide sigle, orecchiabili come non mai durante le fasi di caricamento del gioco. Bacana. Chiunque sia cresciuto con gli eroi creati da Masami Kurumada avrà atteso con ansia l'arrivo su console HD dei propri beniamini. Tuttavia, non potrà che rimanere deluso da questo I Cavalieri dello Zodiaco alla Battaglia del Santuario e dalla sua realizzazione approssimativa. I vari difetti tecnici e di IA da cui è afflitto il prodotto Namco sono decisamente gravi e incomprensibili vista la caratura della società e la qualità di altri tie-in relativi ad anime da essa prodotti. Il gioco purtroppo non riesce a coinvolgere adeguatamente, lasciando come unica ragione di possedere il titolo la volontà di collezionare tutto ciò che riguarda il mondo di Saint Seiya. あなたの弟が必ずな。シュン。兄さん。